Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi voglio fare un video che non giro da un po', che riguarda, diciamo, i preferiti del periodo. Ve ne parlo poco spesso di queste cose, anche perché il più delle volte vado di fretta e quindi non ho il tempo di dire aspetta, questa cosa gliela faccio vedere. Oggi invece ho detto ma facciamolo, perché comunque ce li ho dei preferiti, sto avendo anche più tempo, quindi sono qui a girare questo video. E ho intenzione di girare anche molto presto un video sui prodotti finiti che raccolgo, perché ho uno scatolo pieno di prodotti finiti, ho detto ora li mostro, ora li mostro, ora li mostro, ma ancora non ho fatto questo video, quindi andiamo per gradi. Intanto oggi vi parlo dei miei prodotti preferiti, dopodiché filmerò anche quello dei prodotti finiti. Allora, per parlarvi dei prodotti preferiti ci sono delle domande, c'è una sorta di scaletta da seguire e parto subito con la prima domanda. Canzone preferita del mese? Probabilmente io vi ho parlato di Placebo, di rock, voi direte ma come, mi cali su questo? Sì. Non so se avete seguito X Factor l'anno scorso, ha vinto un mio concittadino, Lorenzo Fragola, e lui mi è piaciuto sin dall'inizio, sin dalle audizioni, io l'ho visto, ero con Robby, ho detto questo ragazzo è pazzesco, così come Mario ci era piaciuto tantissimo, infatti entrambi sono arrivati finale, semifinale, poi Lorenzo invece ha vinto. L'ho anche incontrato, ho una foto su Instagram con lui, ero tipo orrenda, avevo la febbre 39, l'ho incontrato per caso e quella foto la troverete su Instagram, ma vi parlo di lui perché la canzone con la quale sto in fissa è la sua, che canticchio e che ballo, hashtag fuori c'è il sole. E le notti passate tra le calzate, un film dell'orrore, quattro risate, non sai che fortuna passarle con te, oh dimmi che... Seconda domanda, profumo preferito del mese? Allora, sempre la mia solita adoratissima fragranza, Tesori d'Oriente, fior di loto, profumo aromatico, è diventato il mio must have, il mio go to, chiamatelo come volete, veramente un profumo che io adoro e che, credetemi, ogni volta che lo indosso tutti mi dicono che profumo hai. Allora, non è una fragranza molto delicata, è molto molto intensa e mi piace proprio perché è persistente. E mi ricordo quando ho fatto il raduno con i ragazzi Kumacca, la YouTube dei cannoli, quindi con Robby Tudisco, Robby De Marti, Samuele Palermo, ci siamo incontrati tutti, c'era Blue S anche, avevo questo, Robby Tudisco mi esco dal bar e mi dice tu hai fior di loto? Sì, perché? Perché è inconfondibile, quindi ho detto se lo ricorda, un maschio, cioè voglio dire. Terzo punto, film preferito del mese. Mi sono innamorata di, non credevo che sarebbe stato mai possibile, di un film dell'anno scorso, se non erro, con Keanu Reeves, John Wick. L'abbiamo iniziato a vedere, io ero molto titubante perché action barra splatter, ma vi giuro, forse perché, voglio dire, c'era un bigolo in quel film. Un beagle, a parte questo, è fatto benissimo. Io adoro Keanu Reeves, ha un fascino, madonna ragazze, è troppo fascinoso Keanu Reeves, perché è perfetto, ha quegli occhi a mandorla, però comunque ha il capello scuro, insomma molto fascinoso, ed è bravissimo nell'interpretazione del proprio ruolo, sempre uomo di poche parole, misterioso. Vedetelo, voglio dire, se amate gli action movie vi piacerà, però è bello perché non ci sono solo le sparatorie per aria, in cui tu sei in aria, spari e ammazzi tutti con un solo colpo di pistola, sì c'è anche questo, però c'è molto scontro diretto, molta lotta, tipo tai chi, karate, è molto bello, io ve lo straconsiglio, magari guardatevi il trailer, se me lo ricordo ve lo lascio giù nell'info box, e se lo vedrete o se l'avete visto fatemi sapere se anche che a voi è piaciuto. Accessorio preferito del mese, ma ovviamente me la faccio vedere subito, più che del mese, del periodo, la borsa beige che ho acquistato da Pinky, che vi ho mostrato nel video haul. Io la adoro, la stra adoro, la veramente l'adoro, infatti già è pronta perché oggi pomeriggio devo uscire, mi vedo proprio con Blue S e quindi già è pronta, così quando devo uscire ho già tutta la roba in borsa, veramente la mia borsa preferita, il mio accessorio preferito in assoluto.
Cibo preferito del mese: muesli. Muesli e yogurt. Io ho pranzato per 4 interi mesi al lavoro con yogurt e muesli. Mescolavo yogurt al caffè, yogurt alla vaniglia, frozen yogurt, yogurt con topping di fondente e muesli. Sono diventata cereale, infatti ho tipo 3 scatole di là, adesso sto cercando di disintossicarmi perché compravo ogni 2-3 giorni un pacco di muesli, sono meglio delle patatine, cioè tu ti metti davanti al computer, stai editando e mangi muesli, buonissimo, mamma mia. Scarpa preferita: i sandali neri di Bershka di cui vi ho parlato nell'haul di Bershka, questi qui neri che sono super comodi e quando devo uscire la sera praticamente li utilizzo sempre perché sì, sono più alta, ho una forma di tacco che in realtà è una zeppa, ma sono, ragazze, super super comode, quindi se non vado di sandalo basso rasoterra metto sicuramente questo, anche perché è facilmente abbinabile, è nero, poi sono comode. La cosa fondamentale è una scarpa deve essere comoda. Da noi, soprattutto in centro, il pavimento è tutto basolato, ci sono anche i sanpietrini da qualche parte, quindi se sei con una scarpa scomoda, con un tacco scomodo, non puoi camminare e ti rovini la serata. Invece con queste vado e corro libera, tipo le pecorelle di Heidi sui prati. Ma che cavolo sto dicendo? Vabbè, lasciamo stare. Capo d'abbigliamento preferito: allora, io vi metterò uno spezzone qui del video in cui ve la mostro, sempre di Bershka, la magliettina che vi ho mostrato, verde acqua, con questa fantasia dietro che indossavo proprio nel video di Bershka in cui vi parlavo del sito con il quale mi sono trovata super super bene, e questa maglietta l'adoro, l'ho indossata tantissime volte, mi piace tanto perché mi piace il disegno dietro, mi piace perché comunque puoi usare con un trucco molto colorato oppure neutro con un rossetto sgargiante, scarpe nere, la zeppa, una borsa nera e vai tranquilla. E mi piace tantissimo abbinarla con la gonna che ho ordinato sempre online da Bershka, nera, di quelle che si usano adesso, lunghissime, tipo con lo spacco laterale, e quindi stanno benissimo assieme. Trucco preferito del mese: allora, mi sto rendendo conto che mi sta piacendo molto giocare con i colori, magari mettere il giallo, fare qualcosina col verde, utilizzare il blu, però poi tendenzialmente ci sta sempre quel colpo di marroncino. Infatti oggi ho fatto vincere il marroncino, l'animo marroncino che c'è in me, come potete vedere, con questo smokey nero e marrone. Però comunque sì, mi sta piacendo molto giocare con i colori, quindi non fare solo il classico trucco, per intenderci, alla Naked Basics, ma usare anche con qualche colore un po' più sgargiante, ci sta. Il colore del mese, direi verde acqua, il colore di questa maglietta qui. La cosa più bella del mese è stato finire finalmente il 22 luglio, avere a che fare con l'università. Certo, diciamo che avrò vacanza fino al 10 agosto, perché dopo, fino al 14, dai, dopo Ferragosto devo mettermi sotto di nuovo a studiare, quindi, oh mio Dio. Pensiamo che ancora comunque è la cosa bella, quindi la cosa bella del mese è aver terminato per adesso di studiare ed essere entrata finalmente in vacanza. I prodotti preferiti del mese: i miei prodotti preferiti del mese ve li mostro immediatamente. Allora, innanzitutto il Cream My Shadow Pupa Vamp, che è nella tonalità 500 ed è questo colore qui, tipo rose gold, e lo stra adoro. In moltissimi video che ho filmato di recente indossavo questo, poi era un marroncino sfumato nella piega e andavo, dura tutto il giorno e mi piace tantissimissimo il colore, sia senza abbronzatura ma soprattutto con l'abbronzatura, perché ti dà quell'effetto di illuminante, però che è un colore persistente, davvero lo adoro. Ho adorato e continuo ad adorare e utilizzo ogni giorno la Make Up Revolution Palette, la Essential Matte. Come potete vedere, questi due colori sono quelli che sto mangiando maggiormente perché sono la combo perfetta per riempire leggermente le mie sopracciglia. Utilizzo solo ed esclusivamente questo qui più chiaro e poi con quello marrone vado a dare una sfumatura giusto per farlo più intenso. Utilizzo sempre questi come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare e i colori più scuri, per esempio i tortora, li vado ad utilizzare quando voglio intensificare magari il verde dei miei occhi e quindi fare un trucco leggero che comunque sia intenso per il colore dei miei occhi. E questa è diventata la mia palette del momento.
del periodo, cioè ma da 3 mesi, 2 mesi, non è solo l'ultimo mese. Sempre della Make Up Revolution, si capisce? Si capisce che amo follemente questa terra, sì, la utilizzo per il contouring, che poi comunque anche è illuminante. Oggi indosso questo illuminante, cioè questo è l'illuminante che mi ha fatto capire a cosa serve l'illuminante. Non so se si vede l'effetto meraviglioso di questo illuminante, e questa terra mi piace perché scolpisce, però non ti dà quell'effetto di patacca qui, come vedo in molti video di ragazze americane, soprattutto noi italiane non lo facciamo, ma soprattutto le americane, a me non piace che si veda tutta la ghiaccia qui. Mi piace che dia sì l'effetto del viso scolpito, però comunque in modo naturale, e questa è perfetta. Infatti nell'ordine macchillale che ho fatto, ho ordinato una terra Make Up Revolution che spero vi somiglia a questo colore, perché è perfetto. Avevo intenzione di ricomprare l'intera palettina se non dovessi trovare, azzeccare insomma il colore giusto, piuttosto avrò altri 2 illuminanti, uno rosato e uno bianco, ma questa è veramente impareggiabile. È della Ultra Brightening Contour Kit Ultra Fair C01. Ultima cosa che ho adorato alla follia, di cui conservo ancora il packaging perché io lo trovo adorabile, ve ne ho parlato l'anno scorso e ancora ho questo, è la collezione dell'estate scorsa di Kiko, Boulevard Rock. Questo scatolo è meraviglioso e anche il packaging della confezione lo è. Questo è un blush Rock Attraction nella tonalità 06 Visionary Sienna. Ora, nei saldi che loro hanno, non so se questo ci sia ancora, ma questo è un colore che trovo meraviglioso, è super bello e comunque io non so come spiegarlo, forse si vede, ha un finish matte, però avendo una luminosità all'interno non serve che voi mettiate l'illuminante. Infatti è diventato il mio fard da tutti i giorni, perché può essere modulato, lo puoi fare più leggero, lo puoi fare più scuro, è veramente qualcosa di super iper spettacolare, mi piace da matti. E poi anche il packaging, poi anche lo specchio all'interno, ora io ho lasciato la cosina per non accecarvi, quindi anche lo specchio, quindi è pratico da portare fuori. E poi credetemi, il packaging è adorabile. Adesso loro stanno facendo i saldi, non so se ancora questo c'è, ma qualcosina della Boulevard Rock online l'ho vista ancora, non so se c'è ancora questo blush, se c'è prendetelo, ne vale la pena. E niente ragazze, i preferiti del mese barra periodo, visto che ne ho fatti solo 2 in 2 anni di video sui preferiti, i preferiti di questo periodo miei sono questi. Lasciatemi scritto sotto quali sono stati i vostri preferiti, se abbiamo avuto cose in comune, se avete qualcosa che io già ho menzionato e mi dite ce l'ho anch'io l'ho adorato oppure l'ho odiato, fatemi sapere, insomma parliamo, adoro parlare con voi, vorrei farlo di presenza, visto che possiamo solo tramite commenti, facciamolo, perché mi rendete davvero super felice quando possiamo chiacchierare un pochettino nei commenti. Se mi volete scrivere su Instagram, mi volete scrivere un'email, qualcosa, io sono sempre reperibile, a vostra disposizione. Non parlo più, vi ringrazio di aver visto il video, vi mando un grossissimo bacio e al prossimo, ciao!